Salve a tutti. In uno dei miei ultimi articoli sulla rivista Salutare ho parlato della tecnica di Red Zoom, ormai da tutti conosciuta. È una tecnica che permette di curare l'ipertrofia prostatica con il vapore acqueo. L'ipertrofia prostatica, o meglio ancora l'adenoma della prostata, è una patologia frequentissima, colpisce un 40% degli uomini dai 50 ai 90 anni ed è caratterizzata, come tutti sappiamo, spesso, non sempre, dalla presenza di difficoltà urinaria, l'assarsi la notte, un flusso ridotto, l'attesa menzionale, l'urgenza legata a processi infiammatori o allo scarso svuotamento, tutti i sintomi che sono quelli che poi spingono il paziente il più delle volte a rivolgersi per la prima volta all'urologo. E le terapie sono tante, quindi oggi non ci soffermiamo sulla diagnostica o quant'altro. Le terapie sono tante, dalla nutraceutica ai farmaci che possono tentare di migliorare lo svuotamento vescicale, farmaci alfalidici o farmaci come la dutasteride che possono agire sul volume della prostata. Tutti i farmaci non scevri in parte di effetti collaterali. Quando la terapia medica fallisce si apre il mondo della terapia chirurgica. Un tempo si praticava la classica adenomectomia transvescicale, quindi con un intervento con il taglio sull'addome, che è stata sostituita poi dalla cosiddetta TURP, la resezione endoscopica, attraverso un'ansa diatermica per via chiaramente transuretrale, si va a resecare all'interno la ghiandola prostatica. Si è sempre descritta come un mandarino a cui viene tolto dall'interno la polpa, lasciando all'esterno quella che è la buccia, quindi la prostata vera, che deve essere in ogni caso controllata ogni anno anche dopo l'intervento di resezione prostatica. Ci sono oggigiorno alternative alla resezione endoscopica, ad esempio l'embolizzazione dell'arteria prostatica, o ad esempio l'utilizzo del laser, laser verde e green laser ultimamente è una tecnica proposta da quasi tutti gli urologi, interessante perché vi è proprio una laser vaporizzazione della prostata non accompagnata dal sanguinamento, chiaramente non permette alla laser vaporizzazione di documentare un esame istologico, però si può proporre a pazienti con problematiche vascolari o coagulative importanti che non potrebbero affrontare il classico intervento di resezione endoscopica, che chiaramente predispone un po' di più al sanguinamento. L'uso del vapore acqueo è interessantissimo, utilizza le proprietà termodinamiche dell'acqua, viene praticamente quasi sono sparate delle raffiche di vapore della durata di circa 9 secondi e della profondità di circa un centimetro attraverso questo dispositivo particolare e sempre per via transuretrale, perché i pazienti mi chiedono l'approccio sempre transuretrale, ma la tecnica è così mini-invasiva che negli interventi finora fatti l'anestesia di solito richiesta è una blanda sedazione orale, addirittura o talvolta una blanda sedazione endovenosa. È un intervento che permette, proprio per la trasformazione poi del vapore a contatto con le cellule dell'adenoma prostatico, si viene a creare un passaggio di stato del vapore e quindi si crea sulla cellula stessa una necrosi, un'alterazione così importante della parete cellulare della cellula che vi è una morte immediata della cellula adenomatosa, per cui l'adenoma tende proprio a sgonfiarsi, chiaramente non nell'immediato, è richiesto un po' di tempo nel post-operatorio. È un intervento interessante, non possiamo avere la pretesa che sostituisca del tutto una resezione endoscopica o una laser vaporizzazione, ma sicuramente permette di affrontare e di migliorare di molto la sintomatologia ostruttiva nel paziente che magari non può affrontare un intervento chirurgico. È una tecnica che descriviamo ambulatoriale, chiaramente in strutture specializzate nell'idoneo ambiente sanitario, ma un'alternativa validissima all'intervento chirurgico in chi non può o non vuole sottoporsi immediatamente all'intervento che, come sappiamo, spesso esita poi in un miglioramento dei sintomi, ma anche nella retroeiaculazione, ossia l'assenza dell'eiaculazione durante l'orgasmo, cosa che invece può essere ovviata con questo tipo di intervento. Si chiama tecnica di Red Zoom e utilizza il vapore acqueo. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.